Si svolgerà domani mattina presso l'Aula Magna Luca Crescente del Consorzio Universitario di Agrigento l'incontro promosso dal presidente Nene Mangiacavallo con i sindaci della provincia, il prefetto Maria Rita Cociufa e gli assessori regionali all'istruzione Roberto Lagalla e alle autonomie locali Marco Zambuto. Il consorzio universitario proporrà ai sindaci corsi di formazione del personale dipendente. Abbiamo registrato ripetutamente, se non delle lamentazioni, sicuramente delle note che provengono dai pubblici amministratori circa una mancanza di aggiornamento del personale dipendente, con delle criticità che poi influiscono sulla gestione amministrativa dei vari enti. Noi abbiamo ritenuto, se non doveroso, indispensabile promuovere questa iniziativa, questo incontro con l'autorevole presenza del suo eccellente prefetto e degli assessori regionali alla formazione e alle autonomie locali, proprio per proporre agli amministratori locali e ai dirigenti che eventualmente saranno presenti una serie di iniziative formative tendenti non solo alla formazione continua, ma anche ad un aggiornamento e perché no anche a dei master che possano essere rivolti ai giovani laureati che hanno un bagaglio nozionistico, culturale, estremamente elevato a volte, ma che non hanno alcuna conoscenza pratica sulla gestione di alcuni passaggi fondamentali. Poiché i comuni hanno la possibilità con l'articolo 110 del testo unico sugli enti locali anche di assumere per intuito persone, indipendentemente dai concorsi, personale altamente qualificato, dei dirigenti altamente qualificati, noi vorremmo anche organizzare dei master proprio per venire incontro da un lato alle esigenze formative di giovani laureati e dall'altro alle esigenze della pubblica amministrazione. Abbiamo già un quadro dettagliato dei corsi da promuovere nei vari settori della pubblica amministrazione, dagli uffici tecnici agli uffici finanziari, dalla gestione del personale ad altri settori come ad esempio di vitale importanza come i servizi sociali. Ma prima di varare definitivamente questi corsi, in collaborazione con l'Università di Palermo e con altissimi, o meglio, dirigenti di altissima qualità a livello nazionale, abbiamo avvertito l'esigenza di consultare i sindaci. Questa potrà essere anche l'occasione per chiedere comunque ai sindaci una maggiore partecipazione a quella che è l'attività del Consorzio Universitario Agrigentino. Colpisce nel segno come sempre, la sua domanda è particolarmente pertinente e anticipa quello che io avrei detto. Noi siamo convinti come consorzio che i veri protagonisti della proposta culturale e della gestione territoriale del nostro impegno sono i sindaci. Chiederemo loro di entrare a far parte della compagine societaria del consorzio in maniera da instaurare non una occasionale collaborazione, ma un rapporto continuo che non può essere fatto soltanto dalla presenza in un'assemblea per approvare il bilancio, ma di un'osmosi continua tra le esigenze delle pubbliche amministrazioni e del territorio e quelli che sono i mandati statutari del consorzio universitario. Addirittura stiamo promuovendo delle modifiche statutarie per venire incontro alle esigenze dei pubblici amministratori, perché ci rendiamo conto che hanno delle grosse difficoltà di carattere economico, per cui noi non vorremmo gravare con oneri aggiuntivi su quelli che sono i bilanci dei comuni già precari. Quindi domani sarà l'occasione per chiedere ufficialmente ai sindaci in rappresentanza ai vari comuni di aderire ufficialmente al consorzio universitario in maniera che loro non si sentano occasionalmente invitati, ma che diventino i veri protagonisti anche nella gestione del consorzio universitario.